Raga, sono Steven Basolari, siamo al number one, ore 6 del mattino. Oggi andremo a cercare gli oggetti smarriti all'interno delle sale. La scorsa volta vi ho portato la sala 1, che è questa alle mie spalle. Questo video invece vi porto nella sala 2, cioè questa. Fondamentale, i guanti. Igienico, andiamo con i guanti. Il guanto c'è, il rolly pure. Nico, il rolly, anche a te ti ricordo che è sempre valido, quindi seguitemi. Ho 1 milione di follower, regalerò il Rolex a Nicolas. Ragazzi, schiacciate quel tasto. Senti il rumore delle nostre scarpe come appiccica il pavimento. Devi calcolare che il grosso è già stato pulito, però guarda, ancora ovviamente tantissimo sporco è a terra. Adesso partiremo dal punto più importante, quindi cercando i vari divani dove la gente ovviamente si siede, perde gli oggetti. Andiamo a vedere. Partiamo da questo filo e facciamo tutto il giro della sala. Vai Nico. Pronti. Qua pulito. Niente. Eccolo qua. Ragazzi, questo è il classico esempio di quello che la gente perde al number one. I telefoni sono la cosa che troviamo più spesso. Questo è un telefono vecchissimo. Questo è un iPhone 8. Sì, iPhone S, non so, rotto ovviamente. Si accende? No, è già distrutto. Primo oggetto smarrito ritrovato. Andiamo avanti. Cambio divani dal rosso al bianco. Si riparte. Vai Nico. Niente. Guarda. Michael Jackson. Qua sento un rumore, vediamo. Cannuccia. Qua ho visto qualcosa, Nico. Fermo. Ho trovato qualcosa in quadra, guarda. Un paio di occhiali di dubbia provenienza. Tatto, è un po' un plasticotto, ti dico la verità. CD, che sicuramente non sta per Christian Dior in questo caso. Questi, se sono di qualcuno, non contattatemi. Siamo passati alla parte alta della pista e ho visto su questo tavolino un caricatore dell'iPhone con un bigliettino. Quindi caricatore e bigliettino da ATM da Milano Monza Brianza. Un saluto ai amici di Milano, bravi che venite al number one, vi fate 45 minuti di strada. Momento d'amore al number one. Guardate qua su questa poltrona, Leo ha fatto una dedica a Chiara, o viceversa, non lo so, con questa bellissima frase che non posso leggervi. Anche se mi avete sporcato la poltrona, vi perdono perché l'amore vince su tutto, quindi bravi. Ovviamente non manca mai qualche rottura. Guardate qua, qualcuno ha preso a calci il muretto. A proposito dell'amore, ho trovato un limone. Bravi ragazzi, limonate. Sono sceso nei bagni, però le ragazze avevano già pulito il grosso, quindi non ho trovato niente. Nicolas nel salire mi ha detto: guarda cosa c'è lì, bro. E quindi adesso andiamo a vedere cos'è sta scatoletta. Il contenuto è ignoto. Si cela una crema blu, ok? Che non so cosa sia. Nico, vuoi provare? Vai, provo. Passiamo all'ultima zona della sala 2, sperando di trovare ancora qualcosa. Ultimo oggetto ritrovato è questo ignoto strumento col pelo. Pensavo fosse un animale all'inizio. Andiamo a vedere cos'è. Ma potete venire in discoteca con questa maschera, cappello? Quanto te la rischi da 1 a 5 a metterla? Vabbè, no, questa è pesante. Dai. 3, 2, 1, 4. 5. Cazzo, è andata bene per un pelo. Dopo una breve ricerca durata circa 20 minuti, sono stanco, quindi andiamo a fare il riassunto degli oggetti ritrovati. Abbiamo un paio di occhiali, il caricatore, il biglietto da ATM, questa pasta magica, un iPhone e questa bellissima berretta che adesso tu proverai. No, Nico, non stai male, non stai male, non stai male. Va bene, dici. E ovviamente anche questa poltrona che da oggi sarà un piccolo cimelio all'interno del number one. Quindi Leo e Chiara, vi aspetto ancora e in caso abbiate un figlio fatemi sapere come lo chiamate. Io spero Steve. Bella raga. Oh!